L'ultima mischiata. Ok, ora questo qua è un video e voi guarderete. Oggi siamo col telecomando speciale, grazie a tutti! Allora, oggi siamo qui per fare ben due festeggiamenti e parlare della mia passione sfrenata per la Apple, come è iniziata e come sta procedendo. Infatti è un video speciale, super speciale, che è veramente incredibile. Voglio ringraziarvi a tutti quanti per 300 iscritti. Sono su YouTube ormai da ben 8 anni. E quindi devo dire che ormai sono un veterano anch'io, anche se ho fatto pochissimi iscritti, purtroppo. Ma abbiamo due festeggiamenti da fare, quindi iniziamo subito. Il primo festeggiamento qual è? Cioè i 4 anni. 4 anni, diciamo che li farò tra pochi giorni e veramente vi ringrazio di cuore a tutti. Ho aperto il mio primo canale con l'intento semplicemente di far divertire la gente, di far stupire la gente. Infatti i miei primi video nel 2013 li facevo di magia, c'erano video di magia. Con questo canale voglio farvi divertire invece, con l'altra volevo stupire, con questo voglio farvi divertire e far passare il tempo. È una filosofia un po' diversa, penso l'abbiate notato. Bene, ma abbiamo un altro festeggiamento da fare, cioè esattamente sono passati ieri ben 11 anni da quando è uscito il primo iPad, quindi applauso! Bene, veramente, veramente tanta roba, tanta roba. Io ho ancora il primo iPad che di mio zio funziona ancora a meraviglia. Wow, veramente Apple veramente sta facendo un buon lavoro sia con gli aggiornamenti sia con i suoi prodotti e non ho niente da dire su questo punto. Ho anche il Mac M1 che è veramente pazzesco, riesco a montarci in 4K, Dolby Vision, cioè robe pazzesche che non avrei mai fatto sinceramente con un PC, sinceramente, ma neanche di cioè costruzione qualitativa dei prodotti, dei materiali che i PC non hanno. Oggi parliamo, oltre a questo, di passione di Apple, la mia passione. Come iniziò? Come è iniziata la mia passione? Tutto partì dal lontano 2010 o 2009, mi sembra, 2010 o 2009, una cosa del genere, quando per la prima volta andai in Friuli. Infatti sono andato a Pescara, ma mi dovetti trasferire in Friuli con mia mamma. Come ho avuto questa passione? Un iMac del 2009, era nuovissimo, quello a quei tempi costava un sacco. E comunque, sinceramente, era a quei tempi il miglior computer che io avessi mai provato. Infatti prima di quel momento a me non sono mai piaciuti i computer, la tecnologia in generale. Infatti proprio da quel momento mi appassionai alla Apple e comunque alla tecnologia in generale e entrai in quel mondo. Quell'iMac era pazzesco, era ancora con lo skeuomorfismo, cioè le icone 3D e le icone dovevano sembrare collegate alla vita reale. È una cosa incredibile che non abbiamo più sui prodotti Apple di oggi. Da lì sinceramente mi appassionai veramente perché mi piaceva un botto e nel 2012 iniziai pian piano a appassionarmi di YouTube, a vedere video e infatti nel 2013, nell'agosto 2013 aprì il mio primo canale YouTube dopo aver maneggiato un po' con i programmi di montaggio. Da lì mi innamorai, dopo quel computer che ho iniziato a usare, dopo YouTube ho preso il mio primo ufficiale prodotto Apple, che non ho qui perché ormai l'ho cambiato, ma è stato il mio MacBook Pro del 2015, che cioè andrebbe ancora tuttora benissimo. L'ho preso nel 2016, ha 5 anni ormai e comunque funzionava benissimo. Iniziai comunque col mio secondo canale dopo aver preso quel Mac, iniziai diciamo a fare video più professionali rispetto a quelli che
facevo di solito. Perché mi piace tanto l'Apple? Semplicemente per la sua semplicità, la sua passione che mettono nei prodotti. Veramente sono prodotti fatti benissimo, non hanno un problema, hanno degli schermi pazzeschi, che sui PC, gli schermi di PC hanno ancora gli schermi full HD alcuni. È una roba orribile, cioè, ve lo dico. Questo è uno schermo 2560x1600 pixel. Qual è il mio prodotto Apple preferito? Sarà l'iPhone? Sarà il Mac? No, il mio prodotto preferito è l'iPad. L'iPad da quando ce l'ho avuto me ne sono innamorato. Infatti è stato il mio secondo prodotto Apple che ho acquistato. E ne sono veramente... Cioè, è pazzesco, è pazzesco. L'iPad è, secondo me, il miglior prodotto Apple perché ha il touchscreen, funziona alla fine come un computer. Non abbiamo nessun problema. Abbiamo una batteria che dura un sacco. Potete farci le foto. È portatile. Quindi, secondo me, l'iPad è il miglior prodotto Apple. E niente. Questo è... È stato il video, è stato un video molto discorsivo, spero molto leggero per voi. Lasciate un applauso, dai, lasciate un applauso. Bene, grazie a tutti. Noi ci vediamo con un nuovo video. Iscrivetevi al canale, spero vi sia piaciuto questo effetto dietro di me. Niente, alla prossima, ciao!